Successo a Trecchina per il primo forum del pane denominato Mondopane. In Piazza del Popolo si sono ritrovati per 2 giorni istituzioni, operatori del settore, studiosi e tanta gente che ha apprezzato le cose buone realizzate dai panificatori locali e riscoperto le fragranze di tantissimi derivati del pane e della buona cucina. Le 2 giornate di studio e di gastronomia hanno visto anche la partecipazione con un laboratorio del gusto a cura di Slow Food Basilicata. Mentre lo chef ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo, Luigi Dio t'aiuti, ha realizzato pietanze distribuite poi al pubblico. Ma ascoltiamoli nelle nostre interviste. È l'associazione regionale che aderisce a questa grande rete Slow Food, adesso strutturata come enti del terzo settore, ma che fa parte di una rete internazionale presente in 160 paesi del mondo. Noi siamo quelli del cibo buono, pulito e giusto, il cibo che fa bene alla salute e al mondo, che soddisfa il gusto con la diversità della biodiversità ed è soprattutto dalla remunerazione del lavoro impiegato a produrlo. Detto questo, che cosa ci facciamo qui? In questa bella manifestazione che racconta il pane. Il pane è il cibo identitario per eccellenza, ma l'identità non può che raccontarsi nel confronto. Noi possiamo dire chi siamo soltanto se ci rapportiamo agli altri. Allora, raccontare il pane della Basilicata e il pane di Trecchina rapportato al mondo pane, chiedendosi anche qual è il futuro di questo cibo così identitario che ci racconta le modalità giuste di rapportarci alla terra e ci racconta anche la sapienza del fare, la capacità del uomini di mettere a frutto la ricchezza che Madre Terra ci regala. Beh, innanzitutto bisogna dare al pane il rispetto, la dignità che ha. Ultimamente se ne sta usando e facendo poco. Purtroppo il problema va a monte, va trovato a monte perché con tutte queste diete, soprattutto alcune nazioni danno proprio la colpa alla pasta, guarda caso, o al pane per via che fa ingrassare. Il problema non è quello, il problema è come va fatta l'agricoltura e il prodotto che si usa per fare questi prodotti, che il pane e la pasta. E quindi Trecchina, che è una città che ha un'antichissima tradizione del pane, partendo proprio di qua per far sì che il pane venga diciamo valorizzato, soprattutto la panificazione e la tradizione del pane trecchinese. Il maestro Luigi Dio t'aiuti è anche, come dire, il presidente, ecco, di una fondazione. Ecco, ce ne parla. Certo, la Luigi Dio t'aiuti Foundation è. Ecco, l'idea è, ormai sono più quasi 30 anni che promuovo la Basilicata nel mondo e il Sud Italia, e a un certo punto mi sono reso conto che avevo bisogno di una figura, una istituzionale. Da lì l'esigenza poi di avere una fondazione che è stata aperta nel 2015, e da allora mi sono occupato di promuovere tutto il nostro territorio del Lago Nogrese nel mondo, non solo negli Stati Uniti, e le tradizioni che alcune purtroppo stanno quasi scomparendo. Ecco, l'idea è che riprenderle queste tradizioni, soprattutto valorizzarle e tramandarle ai nostri giovani. E di giovani io qui ne vedo tantissimi. Ecco, come si pongono nel mondo? Perché lei, vivendo negli Stati Uniti, sicuramente avrà uno sguardo, ecco, universale. Sì, certo. Allora, noi credo che siamo in un crocevia molto importante. Se siamo intelligenti, se usiamo la strategia giusta, possiamo ancora mantenere qualcuno, perché purtroppo la Basilicata c'ha un primato negativo, che se è la prima regione in Italia dove più persone lasciano la Basilicata ogni anno. Noi perdiamo quasi 9.000 persone ogni anno, e il 90% di queste 9.000 persone sono tutti giovani che appena finiscono le scuole vanno altrove. Oggi, secondo me, è un momento di riflessione e far sì che va fatta, bisogna coinvolgerli, va fatta, come dire, formazione, gli va data l'opportunità, perché non tutti vogliono andare via. Quindi andare via deve essere una scelta, ma non deve essere una forzatura. Noi dobbiamo investire sui giovani perché è il nostro futuro. E quindi formazione, cercare un orientamento per i giovani e aiutarli a rimanere, aiutarli a prendere soprattutto questi lavori tipo panificazione, fornai, che stanno scomparendo. Non c'è continuità. Sì, volevo dire che è stata una 2 giorni, stasera si conclude con questo focus che è stato fatto sul pane. Il pane di Trecchina, perché Trecchina è legata alla tradizione di Trecchina al pane, e che è, diciamo, il nome
di questo prodotto va al di là, diciamo, dei confini locali, anche regionali. Però questi due giorni è stato anche due giorni sul pane in generale. Infatti qui oggi ci sono espositori non soltanto di Trichina ma anche dei paesi vicino, perché è il pane quale prodotto, e quindi vogliamo dire un messaggio: il pane è qualcosa, soprattutto il pane del nostro territorio, quindi del Lago Negrese, è un pane di qualità, è un pane fatto con elementi naturali e non e cerchiamo di riportare quella che è l'attenzione sulla tradizione, cioè ciò che era tradizione, quello che mangiavano i nostri nonni era cibo che oggi noi dobbiamo riscoprire e dobbiamo portare avanti, perché quello che mangiavano una volta era un cibo sano. Oggi ci sono tante cose che si vendono nei supermercati, si vendono surrogati di pane, perché molto spesso c'è sempre meno farina e più chimica all'interno. Invece noi oggi vogliamo riportare su quello che è l'elemento base delle tavole italiane, che è il pane. Il pane ha sempre accompagnato tutti i giorni, quotidianamente, le nostre tavole, e deve rimanere così. Quindi è un focus anche su quello che è il futuro che può essere il futuro del pane. E sicuramente il futuro non può che non guardare al passato, cioè la base per arrivare più avanti, più andare lontano, è sicuramente la tradizione.